Marco! Senti, prima di andartene, aggiusta un po' la grondaia che si è staccata. Capo, ma sono le 5. Meno 10, dai, finisci sta cosa e te ne vai. Va bene. Mm. Peppe. Sì? Mi servirebbe una mano sulla grondaia. Presto però, che parti. Sì. Ok? Sì, sì, grazie. Dai. Ogni lavoro comporta un rischio e questo rischio è potenzialmente pericoloso per il lavoratore. Il video che abbiamo visto sostanzialmente è la somma di una serie di errori che ha portato all'incidente. Per fare operazioni che richiedono pochissimo tempo, ma ad altezze anche di 5-6 metri, è frequente l'utilizzo di un carrello elevatore ed un pallet. In tal caso il lavoratore è in equilibrio precario e basta poco per cadere con gravissimi traumi fisici se non la morte. Per eseguire in sicurezza lavori del genere basta utilizzare una scala con i giusti punti di ancoraggio, un trabattello o un cestello elevatore. Solo nel 2017 in Italia si sono registrate 1029 morti bianche. È ora di dire basta. Per la CGIL la sicurezza sul lavoro è una priorità, ma deve essere una responsabilità condivisa da tutti, perché di lavoro non si può morire.